Allora, ho deciso di portarvi un'altra idea di centro tavola, visto che vi è piaciuto molto altri video. Quindi adesso iniziamo con la decorazione del piatto. Iniziamo a decorare così. Facciamo anche dall'altro lato così, in modo da coprire un po' dappertutto. Tale. Andiamo con il posizionamento delle stelle di Natale. Incolliamo meglio la stella in modo da non farla muovere. Prossima stella nell'altro lato. Andiamo al posizionamento del muschio. Posizioniamo le pigne. Una pigna è andata. Seconda pigna Andata. andata. Passo al prossimo step. Niente proprio che ci entrano. Posizionamento degli alberelli. Primo alberello andato. Prossimo step Step. con gli angioletti. Secondo angioletto. Andiamo a posizionare dall'altro lato. Passiamo al posizionamento delle candele. Prima candela a palla è andata. Passiamo alla seconda candela. Passiamo al posizionamento della terza candela. Passiamo al posizionamento dell'ultima candela, l'angioletto. L'angiolo. E andiamo ad inserire vicino altre candele.
posizionamento della piandina di Natale. Se potete scrivere sotto nei commenti esattamente come si chiamano questo tipo di piandina. Non mi viene il nome esatto. Eppure questi fili così non mi viene il nome, quindi se lo scrivete sotto nei commenti mi fate un favore. Andiamo ad inserire un'altra piantina dall'altro lato in modo da coprire ultimi spazi. E inseriamo in questo nome. Scusate, mi sono resa conto che ho sbagliato, mi sono imbrogliata. Volevo dire in questo modo. Stavo pensando a tutt'altro. Andiamo ad inserire il muschio e poi vado ad inserire un altro oggetto, la pigna. Ecco qui come vado ad inserire la pigna. Il tempo che si asciuga. Allora, questo è il lavoro finito. Adesso vi faccio una gira per farvi vedere meglio. Ok. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Condividetelo dove volete, con i vostri amici, i vostri parenti. Mettete un mi piace se vi piace. Noi ci vediamo al prossimo video.